saluto gli amici di Trend and Dance del canale YouTube di Art Spielberg. Siamo alla gelateria di Duino sulle Rive per la serata di prefinale del concorso di Miss Trieste 2022. Vediamo la terza uscita e la selezione delle finaliste per terza unità. Questa serata dedicata, lo ricordo, alla prefinale del concorso provinciale Miss Trieste 2022. Tra poco conosceremo le ragazze che poi parteciperanno e accederanno alla finalissima di giovedì 8 settembre al Caffè degli Specchi in Piazza Unità d'Italia alle 20:30 nella prestigiosa speciale Notte delle Stelle dedicata all'elezione di Miss Trieste 2022. Allora conosceremo, ripeto, tra pochissimi nomi delle candidate finaliste per il titolo di Miss Trieste di quest'anno. Attenzione, invitiamo tutte le ragazze in sequenza dalla numero 1 alla numero 14 a portarsi naturalmente alle mie spalle di fronte al pubblico presente e alla giuria. Grazie. Con l'applauso sempre costante, generoso, prolungato, caloroso del nostro pubblico presente anche in questa fase della serata. Ecco le nostre splendide ragazze, candidate in lizza per il Miss Trieste 2022, che si portano in zona giuria, come si usa dire, e a questo punto io indicherò i nomi delle partecipanti alla finale. Ci sono anche due riserve, quindi noi facciamo accedere alla finalissima di Piazza Unità agli Specchi anche due finaliste come riserva. Attenzione, un passo avanti per la candidata numero 1, Alessandra Velan, finalista riserva. Un applauso. Concorrente numero 2, Giada Mastromarino, finalista riserva, un applauso. Concorrente numero 3, Francesca Masiello, finalista. Concorrente numero 4, Gemma Calistore, finalista. Concorrente numero 5, Asia Braini, finalista. Concorrente numero 6, Marta Comello, finalista. Concorrente numero 7, Erika Licenziato, finalista. Concorrente numero 8, Michelle Zugna, finalista. Concorrente numero 9, Angelica Mistretta, finalista. Numero 10, Nicole Paletti, finalista. Numero 11, Francesca Bonetti, finalista. Concorrente numero 12, Anna Filipaz, finalista. Concorrente numero 13, Sofia Carbone, finalista. Concorrente numero 14, Jessica Beno, finalista. Complimenti, dunque avete potuto seguire queste fase, 12 sono le finaliste, 2 sono le finaliste di riserva, in vista della finalissima di giovedì 8 settembre alle 20:30 al Caffè degli Specchi nella Notte delle Stelle, nel corso della quale ci sarà anche una sfilata di moda di abiti da sposa, e sarà una serata veramente eccezionale da ammirare e da seguire con la massima attenzione e il massimo interesse. Allora al mio fianco vorrei naturalmente la collaboratrice Ornella, elegantissima, eccola qua, un applauso, collaboratrice, la nostra modella professionista, nonché Lady Trieste 2016, porgiamo degli omaggi preziosi e importantissimi della Caddis che ci affianca in questa edizione. Questo famoso brand notissimo in campo nazionale, con negozi specializzati in tutta Italia di prodotti di cura e bellezza. Ecco gli omaggi,
gli omaggi più importanti sono per le due candidate di riserva. E io approfitto per ringraziare anche gli altri enti, le altre ditte, le altre aziende che hanno dato una mano a questa edizione: le autoscuole Virgilio, le palestre Gym California, le creazioni Fata Morgana, confezioni su misura di abbigliamento, la Artwear Store, abbigliamento di vintage artistico. Ecco gli omaggi della Caddis, brand nazionale, lo ricordo, con negozi specializzati in tutta Italia. Sono prodotti di cura e bellezza. Altri omaggi naturalmente importantissimi verranno consegnati nell'arco della serata finale di giovedì 8 settembre nella fatidica, speciale e prestigiosa Notte delle Stelle per l'elezione di Miss Trieste 2022, un concorso, lo ricordo, nato nel lontano 1947, che onora veramente la nostra città, perché tutti hanno riconosciuto la bellezza e il fascino delle triestine, lo charme, la simpatia, la naturalezza, soprattutto in tanti concorsi dove sono emerse le nostre concittadine. Eccole qua, sorridenti, festeggiatissime le nostre partecipanti. C'è Arturo, naturalmente, che ricorda, vero Arturo? Ricordalo soprattutto. Tu stai preparando quanto prima un filmato speciale con tutte le partecipanti di questa serata di pre-finale, vero? Sì. E quando andrà in onda, come si potrà vedere questa? Durante la settimana. Durante la settimana, ripeto esattamente quello che dici. Quindi, diciamo, da domani. Da domani? Massimo dopodomani, la prima parte, con il vestito elegante. Il giorno dopo, martedì o mercoledì. Sì, ma dove potranno allora seguire? Canale YouTube di Arthur Spielberg. Di Arthur Spielberg, qui presente, qui, sì. con gli occhiali e maglietta grigia. Ecco, perché non se ne fosse accorto. E bellissime scarpe sportive, vero? Basta così? E cos'è? Uno stemma davanti, cos'è? Uno stemma di riconoscimento. Vuol dire questo? Sommi si dice. La musica sta cambiando. In banco? Sta cambiando. No, è un gioco di parole, siamo d'estate, ci divertiamo nell'arco conclusivo della stagione estiva. Allora un grazie anche al nostro amico, al nostro Jerry. Jerry, vieni qua. Jerry, il mio secondo. Possiamo ricordare da quanti anni sei al mio fianco? Io sono anziano, forse questa è l'ultima edizione che posso organizzare, purtroppo gli anni sono quelli. Allora, sì, da quanti anni sei al mio fianco? Divertiamoci in conclusione. 40 anni. 40 anni ben portati. Pensate che ha solo 40 anni. Li porta bene. Davvero li porta bene. No, stiamo scherzando. Grazie a Jerry, grazie alla nostra bravissima Ornellina, la nostra brava Ornellina che ha collaborato tantissimo a questa edizione che si inaugurerà l'8 settembre. Un grazie a Paola e a tutto lo staff collaborativo del Pinguino che mi ha assistito anche nel corso dei vari casting che si sono susseguiti e alternati in questa cornice estiva. Allora, bravo anche il nostro bravo Silvio. Sempre attento, quando vedi le ragazze ti dimentichi di tutto il resto. Vedi solo le ragazze. È Spielberg, è anche Spielberg. Va bene. Ancora un sorriso collettivo delle ragazze. Un applauso anche alla giuria, che ha avuto un compito ingrato con tante belle ragazze in lizza in competizione in gara questa sera. L'arrivederci è per giovedì 8 settembre in Piazza Unità d'Italia agli Specchi per la seratissima, la Notte delle Stelle con l'elezione di Miss Trieste 2022. Grazie a tutti, buona fine estate, un applauso alle ragazze, alle fortunate e alle meno fortunate, a tutte. Grazie a tutti, grazie a Gianna, la nostra collaboratrice e anche giurata stasera. Arrivederci a tutti, buona fine estate e buon divertimento sulle note musicali del nostro Oliver. Grazie Oliver, buona fine estate a tutti, buon divertimento e buone vacanze, perché deve ancora farla. Grazie a tutti, ciao a tutti, ciao. Keep on fighting.
ragazze vi sono piaciute e siete curiosi di conoscere la vincitrice, vi aspetto giovedì 8 settembre in Piazza Unità al Caffè degli Specchi alle ore 20:30. Ciao! We'll be right back.
Thank you.